Salve ragazzi, sono Mr. Chuck 12. Quello che andremo a fare questa volta sarà rivedere un gameplay di una partita e sarà un coaching un po' più decisionale su uno dei miei champion migliori, quello che mi ha reso un po' più famoso, Skarner, che non è un ottimo champion, non è uno tra i più forti amanti di Solo Q, ma è quello che siamo riusciti a giocare salendo fino a Grandmaster. Siamo pure parecchio vicini al challenger con questo pick. Quindi cercherò di spiegarvi come lo gioco per lo più, le decisioni. Che cosa si può fare, come si può strutturare una determinata giocata, perché faccio determinate giocate. Spero che questo video possa esservi d'aiuto da questo punto di vista. La parte del clear, c'è già un video tutorial all'interno del canale, quindi velocizzerò, ma in generale potete seguire quella, è un patto abbastanza standard all'inizio. Qui mi ritrovo con Rek'Sai che ganka la botta all'inizio. Chiaramente il suo champion è molto più forte del mio all'inizio a livello di velocità e gank. E avendo la prio in bot, in questo caso decido di saltare lo scuttle da questo lato e andare direttamente allo scuttle dal lato topside, sperando di prenderne almeno uno dei due. Mi viene a zonare a questo punto il loro top lane, quindi mi ritrovo top jungler e mid che avevano la prio e decido di arretrare, quindi semplicemente glielo lascio per evitare di morire. In questo caso ho semplicemente lasciato un obiettivo perché il team nemico ha i champion più forti all'inizio e sarebbe stato stupido uccidersi sapendo che stavano tutti quanti lì. Quindi ritorno a farmare velocemente per riprendere i campi che ho clearato all'inizio, quindi per fare più velocemente il livello, e mi appresto alla zona del drago, dove però sono stato spottato da Sett. Se qui non avessi incontrato Sett, avrei probabilmente startato il drago comunque avendo il flash a disposizione e sarei scappato nella peggiore delle ipotesi, cercando di prendere però comunque questo drago in maniera sneaky. Qui sinceramente non mi aspettavo il livello 6 di TF perché stavo guardando il livello del mio midlaner. Quindi quando ho visto che TF ha ultato sono rimasto abbastanza sorpreso che avesse il vantaggio di Expo, ma essendo morto Xerath avrei dovuto aspettarmelo. Non è la cosa peggiore perché abbiamo preso tante risorse di avversari, ma ci ha comunque rallentato a me che potevo cadere il game e ha messo la botlane più in difficoltà di quanto già non fosse. Il motivo per cui sono tornato bot è semplicemente per via dello scuttle. Non ho nessun altro motivo per tornare bot. Qua semplicemente scende e decide di ultare per aiutare gli alleati e non faccio altro che seguire la loro giocata. Qui non c'era nulla che mi motivava a stare lì se non la giocata dei miei alleati. Semplicemente loro hanno fatto una giocata, io le ho seguiti e dato fiducia. Il drago l'abbiamo perso nella giocata precedente. Però prendiamo comunque l'XP dello scuttle. Qui essendo morto il mid vado a raccogliere le risorse sue. Piuttosto che lasciar morire un'ondata alla torretta in generale, l'errore che molte persone fanno è: sì, ma se prendo i minion della mid, poi dopo non gli li sto rubando. Se prendo i minion della top, se il vostro alleato è morto, non è in lane o non può prendere quei minion o l'ondata si resetta sotto la torre, non state togliendo risorse al vostro alleato, al massimo le state prendendo per voi senza che vadano perse. Qui il mio obiettivo era fare l'Herald. Nel momento in cui ho visto Rek'Sai gankare la bot, sono andato diretto all'Herald. Perché a questo punto prendo almeno il vantaggio dal fatto che lui ganki la botto che prende le kill con un obiettivo che posso far fruttare a livello di gold globali, alias barra prima torre, qualsiasi cosa. E qui sinceramente sono andato ai Krags, ma con l'idea di sapere che posso duellare Rek'Sai, perché qui la mia idea è se, ok, Rek'Sai non può venire, perché sono abbastanza forte da poterla duellare. Quello che non mi aspettavo è Rek'Sai più TF con la ulti, più Sett dalla botlane che stava già arrivando. Non è grave questa morte perché in realtà, come potete vedere, non ho nulla da perdere. L'Herald non c'è, non abbiamo pressure in top, il top non è tower diveabile, il mid ha la wave verso di sé, quindi gli basterebbe stare indietro, non può morire, e io non ho giungla che posso perdere da questo lato. Purtroppo, essendo che il mid ha commesso una serie di errori, qui è morto di nuovo. In questo caso, per esempio, essendo morto il mid, pingo la bot più volte di venire. La motivazione è perché Rek'Sai andrà a gankare la mia bot. E se loro vengono a chiudere a Tenaglia, prenderemo shutdown su di lui. Se loro non lo facessero, si troverebbero chiusi da Rek'Sai a Tenaglia prima di quanto possa arrivare io. Quindi gli pingo l'aiuto per cercare di bloccare gli avversari a questo punto. Qua sto cercando di forzare un po' la giocata su TF. Più che altro l'errore è stato di TF non rispettare quello che stavo facendo. Perché TF sa di avere il backup di Rek'Sai, ma io so anche che è una trappola per loro, perché ho Karma che sta arrivando dal lato nostro. E mi sta bene fare il 2v2 vicino alla nostra torre.
Quindi ci prendiamo uno shutdown su questo punto su TF, che sono un bel po' di gold, e diamo anche la prima al mid. A questo punto la loro bot deve arretrare e non può tenere il controllo della lane. E per me non ha, a meno che Aphelios non hitta le spell, non ho nessun motivo di andare. Infatti questa giocata adesso su Miss Fortune per me è indifferente. Quello che volevo fare io è tornare a farmare, ma nel momento in cui i miei alleati mi pingano a questo punto di andare così tanto addosso all'avversario, vado sulla fiducia di ok, colpirà uno skill shot, perché ho visto chiaramente l'arma di Aphelios era quella che bloccava. Quindi ho pensato, ok, devo solo fidarmi che lui hitti qualcosa o che Karma mette l'accetto, quindi semplicemente seguire. E ora vedete, quell'Herald che abbiamo preso prima, mentre il nostro avversario faceva le kill, è quello che adesso ci darà circa 1000 gold in totale, tra plates e bonus della prima torre. Prenderemo circa 1000 di gold totale nel nostro team. Quindi quella kill da 350 gold che ha fatto in precedenza Rek'Sai è stata surclassata dal valore dell'Herald. A questo punto vorrei fare il drago. So di non avere più un bot. Allo stesso tempo so di poter scappare nella peggiore delle ipotesi, perché ho ancora a disposizione il flash, quindi lo starto comunque. Quel drago, perderlo non mi avrebbe cambiato niente, e in teoria l'avversario, se non ha ward, non ha nessun motivo di rischiare andare lì. A questo punto l'unico motivo per cui sto facendo una giocata aggressiva qua è perché i miei alleati la stanno forzando. Per me andrebbe bene anche farmare questi due campi e resettare, ma in una situazione dove hanno forzato così tanto gli alleati e committato così tanto e la giocata mi sembrava buona, ho deciso di andare con loro ad aiutarli. E qua ho flashato per resettare l'aggro della torre dall'ultimo colpo. Questo è stato super buono per noi, perché nonostante perdiamo delle placche in top, la torre mid ha molto più valore e la nostra bot ha potuto ruotare in mid, che è il motivo per cui noi abbiamo vinto questa giocata nel complesso, perché avevamo un numero maggiore rispetto agli avversari, dovuto al fatto che avevamo già fatto cadere la torre. Tenete bene a mente che tutti i recall che vedete fare in questa partita, o i campi che faccio in questa partita, sono tutti quanti motivati dal numero di gold o dal timing nella partita. Per esempio qui non ho nessun motivo di aiutare Karma, è semplicemente overstay da parte sua. Avevamo già fatto danno alla torre e io ho bisogno di andare il più in fretta possibile a contestare questo lato della mappa. Quindi semplicemente vado a recollare e a contestare questo lato della mappa, comprando esattamente i gold degli oggetti che volevo. In questo caso erano il mio obiettivo principale è avere 25% di CDR di base, tra Shin, Kindle, Gem e 5 delle rune, quello extra. E a livello 10 arrivo a 35% di CDR di base. Quindi già col prossimo item avremo praticamente cappato il CDR di Skarner e avremo a disposizione, a parte un cooldown straridotto sulla ulti, ma la possibilità di fare doppio stun di combo. A questo punto voglio andare a contestare l'Herald che sta per spawnare. Non sono andato al Giorgio per il semplice fatto che ho dato per scontato che l'avesse fatto Rek'Sai. Quindi per me questo trovare questo Giorgio qua è un extra che non pensavo di avere, e ne sono felicissimo, perché arrivati a 14 minuti di partita vale tantissime exp e gold. Qui quello che voglio ottenere è semplicemente counter gankare la loro giocata. Dai movimenti di set capisco che gli avversari vogliono giocare attorno alla nostra mid, e se fingiamo di essere stupidi c'è una buona probabilità che gli avversari ci caschino. Infatti vedete, set continua ad avvicinarsi, continua a giocare aggressivo verso la mid, boom, set baitato, e qui ci lascia le penne set. A solta TF viene pure lui, però con l'idea di questo 3v2 verso gli avversari, che in realtà era un 3v3, e quindi ci siamo portati a casa non solo la ulti di TF, ma anche il suo flash in cambio del mio smite. Abbiamo anche ucciso Set. A questo punto abbiamo il controllo all'Herald. Il mio obiettivo è, mentre loro pushano la mid, andare all'Herald, chiedere a loro di venire all'Herald, perché non possono rimanere in mid. Infatti qui Aphelios sarebbe dovuto venire pure lui a sua volta. Qua so di essere più forte degli avversari, quindi più che rubare il loro blu vorrei che gli avversari venissero a combatterlo, perché voglio proprio che gli avversari vengano a contestare questo obiettivo. A questo punto dovrei regolare per poter contestare il Drake. L'unica cosa che mi fa pensare del perché rimango è perché Miss Fortune è molto probabilmente fuori posizione. La giocata più safe era semplicemente regolare, ma poiché Miss Fortune era così tanto avanti, abbiamo deciso di continuare questa giocata. Questo è quello che avrei dovuto evitare, perché appunto siccome l'obiettivo era regolare e basta, startare un fight così prolungato prima del Drake è quello che ti può portare a perdere il drago. Il lato positivo è che sono molto più forte degli avversari al momento tra CDR e Altor, e abbiamo preso parecchi shutdown sugli avversari, quindi eravamo messi bene in distribuzione di gold, sebbene siamo dietro di ancora un K di oro.
A questo punto la partita è abbastanza a favore nostro, perché adesso abbiamo il controllo degli Herald e allo stesso tempo il controllo dei Drake. Il mio champion scala molto meglio del champion di Rek'Sai, quindi divento più forte di lui. Aphelios è straforte, Shen mi può aiutare tantissimo nelle giocate. Siamo messi abbastanza bene e non abbiamo una grossa taglia addosso da rischiare di morire una volta e buttare via il vantaggio, perché abbiamo giocato molto più sugli obiettivi rispetto agli avversari e abbiamo preso molti più shutdown sugli avversari. Qui è semplicemente Set che va fuori posizione, perché adesso andrà a cercare di mettere le ward. L'errore che ha fatto Set durante tutta la partita è stato essere troppo aggressivo. So di essere più forte degli avversari al momento, so di poter fare dei danni a lui, per me qui non c'è l'obbligo di fare un combattimento prolungato, ma nel momento in cui i suoi alleati scappano via, capisci che non ha backup, ovvero non ha alleati che gli danno una mano, quindi a quel punto puoi continuare ad andare all-in sugli avversari, perché sai che se non lo stanno aiutando vuol dire che hanno la minoranza numerica, altrimenti si sarebbero girati. Questo è quasi un errore, perché in realtà avevo perso traccia di Rek'Sai. Il problema è che gli avversari a questo punto hanno perso set, hanno perso la ulti. Miss Fortune non è riuscita a fare una ulti perfetta. Sebbene sia morto e non era ottimale, questo fight poteva andare ancora molto meglio per noi. Doveva essere molto più facile per noi. A questo punto non dobbiamo fare altro che giocare per i quattro draghi e continuare a forzare pick quando abbiamo summoner a ulti up. Quindi l'unica cosa che farò adesso sarà farmare i campi che sono up ogni volta che è possibile, e una volta tolti i campi di mezzo raggrupparmi col mio team. Quello che voglio fare è tenere up il livello, continuare a ottenere gli oggetti per arrivare ai miei punti di forza, e allo stesso tempo ogni qualvolta i miei alleati ci sono pronti o ci sta un obiettivo da fare, essere lì per combatterlo. Non voglio combattere a raffica, non ne ho bisogno, la nostra comp non scala così male, e allo stesso tempo non ho intenzione di straforzare dei combattimenti. Qua avrei voluto tanto che non avessero seguito Xerath, perché questo crea un'occasione per gli avversari di fare il Baron. Infatti corro indietro proprio per contendere eventualmente l'obiettivo. Fortunatamente gli avversari non lo startano, perché con Miss Fortune non hanno tantissimo danno per farlo nella loro comp, ma se avessero fatto il Baron ora avrebbero probabilmente vinto. Qui non avevo nessuna intenzione di inseguire TF troppo a lungo, infatti appena ha clinzato mi sono fermato. E qua semplicemente sono fuori posizione gli avversari, perché Rek'Sai a questo punto è comunque uno dei più fidati degli avversari. Il loro ingaggio su Karma non è stato completo, non sono riusciti a portare a casa la kill. E qui Rek'Sai sta mancando di rispetto al mio personaggio, al fatto che posso arrivare velocemente da lui, e poi sono anche due livelli sopra di lui. Quello che voglio fare a questo punto è semplicemente schivare il danno di Miss Fortune, ma allo stesso tempo tankarmelo il più possibile. Non morire, ma allo stesso tempo fare da distrazione il più lungo possibile, in modo che il mio alleato possa mettere DPS. Infatti vedete, continuo ad entrare e uscire dalla situazione. Qua a questo punto Camille aveva quasi forzato l'ingaggio e non è stato ottimo per lei, perché appunto si è ritrovata a risaltare via. Shen ha fatto un ottimo down sia su Miss Fortune, che praticamente non aveva più vita, sia su Camille. Tenete a mente che questa è una delle situazioni in cui avete un champion che non è il più forte del gioco e allo stesso tempo uno o più dei vostri alleati non stanno giocando molto bene. In questo caso per esempio abbiamo un mid laner e AD carry che non stanno avendo una delle loro migliori performance, ma stiamo costantemente facendo buoni pick, prendendo draghi, prendendo herald, quindi gli avversari non hanno molti modi di vincere la partita nel lungo termine. Anzi, più avanti andremo, più facile diventerà per noi proprio per via degli obiettivi che stiamo prendendo. In questo caso iniziamo ad avere la ulti di Shen molto in fretta, la ulti di Aphelios in fretta, Skarner, Karma, quindi questi draghi ci sono strautili. E adesso abbiamo preso il controllo del Baron. Prossima mossa che andremo a fare sarà, appena ammazzeremo una o due persone, cercare di ottenere Baron o prendere il più possibile e chiudere la partita. Oppure più semplicemente aspettare il quarto drago, prendere il quarto drago e cercare un combattimento col vantaggio dell'anima del drago. Io, come vedete, ho buildato la parte della corazza spinata per il semplice fatto che Rek'Sai ha healing, Camilla ha healing, Miss Fortune ha una parte di healing, Set ha un alto healing, il regen. Qua non sto facendo altro che invitare gli avversari verso di me, perché so di non voler combattere, ma allo stesso tempo so che stanno arrivando i miei alleati, quindi li voglio tenere attenti e fargli pensare che sia stupido ingaggiare su di me.
Qui ho flashato semplicemente per lo speed up, ma mi ritrovo 7 che viene a cercare di fermarmi, quindi decido di cambiare il target. Al momento non mi importa tanto uccidere un target preciso, quanto prendere la maggioranza numerica. Maggioranza numerica a questo punto per noi vuol dire vincere un fight. E l'idea qui è di startare il Baron, ma allo stesso tempo non completarlo. È semplicemente startare un Baron per costringere gli avversari a venire a combattere. Se dovesse morire Rek'Sai, allora a quel punto siamo interessati a finirlo. In questo caso gli avversari fanno una guata a Rek'Sai, lo ammazzano, quindi l'obiettivo è ok, finiamo il Baron. Perché adesso non c'è più il rischio di venire da outsmitati. Poi possiamo recollare, abbiamo clearato i campi prima di recollare, quindi abbiamo preso tutti i gold possibili, abbiamo quasi chiuso la Thornmail. Scende uno dei più tank del nostro team, quindi diciamo questo combattimento probabilmente lo potremo girare a nostro favore, però è morto ancora prima che arrivassimo. So di poter tankare, ma in realtà questo fight non dovrei prenderlo. Il mio vantaggio è che so di essere al 15, quando mediamente il team avversario sta tra il 12 e il 13, eccetto TF e Miss Fortune, che sono messi abbastanza bene. In generale questo fight va evitato, perché appunto non è un fight garantito, è minoranza numerica. E questa è semplicemente una giocata da solo Q per testare i limiti che ho fatto, dove ok, penso di poter fare, voglio provare a combattere. Ero sicuro di riuscire almeno a non morire, ma è un fight che in generale non prenderete mai, o almeno non volete mai prendere un fight così. A questo punto gli avversari hanno forzato un ingaggio, a mio avviso, senza troppo senso, perché non sanno esattamente dove sono io. Quindi riescono a portare a casa una kill, però perdono comunque un sacco di flash e di risorse. Il nostro obiettivo ora è semplicemente usare il Baron, e come vedete sta spawnando il drago, quindi tenere sotto controllo il timer del drago. Allora, cosa succede qua? So di poter fare una combo su Miss Fortune, e questa Miss Fortune gioca estremamente avanti. So di avere anche lo smite a disposizione, quindi vado. Slow, non sapevo della QSS, ma so di poter fare doppio stun. Il vantaggio che ho avuto è stato che Shen mi ha instaultato, quindi siamo riusciti a rigirare questo fight da ok, devo scappare a posso continuare a combattere. Se fossi dovuto scappare da questo fight, avrei semplicemente ricollato per il drago subito dopo. Abbiamo preso praticamente una kill, un flash e una QSS dell'avversario, e abbiamo comunque il controllo del drago, anche se i nostri avversari qui non dovrebbero continuare a fightare, ma dovremmo per l'appunto andare per la giocata safe, che è il drago. Quindi utilizzo il Baron Recall veloce per recuperare tutti gli HP, comprare l'item e andare diretto al drago di corsa. Proprio perché appunto sono a questo punto a livello 16, quindi ho tante risorse su di me e anche la capacità di vincere un fight, sfruttando il fatto che il mio personaggio adesso è più grande di livello e statistiche degli avversari. Adesso ogni volta che colteremo gli avversari, metteremo la modalità turbo e inizieremo a correre a destra e a sinistra. Quindi ingaggiare e prendere un avversario fuori posizione diventa molto più facile. Qui in generale non volevamo fightare. Cosa è successo? I ping da parte mia erano di back. In questo caso erano ok, andatevene. Infatti potete vedere il ping di back qua. Qua non so perché Camille mi salta addosso due livelli dietro, probabilmente pensando di potermi battere, ma nel momento in cui voi iniziate una combo di E con Skarner e l'avversario non ha Tenacity o QSS, potete ristordire il vostro avversario con la E seguente, quindi avrete tipo 6 secondi di stun. Bot avevano perso il fight i nostri alleati, ma a questo punto so che siamo a livello 17, il jungler nemico è al 13, l'AD carry nemico è al 15, non ho così tanta paura di startare un fight. Diciamo che questa era la peggior cosa che potesse succedere, era missare la E, ed era appunto la peggiore. E nonostante sia la peggior cosa, ho comunque vinto il fight, ma perché sono troppo avanti adesso in gold e allo stesso tempo in livelli rispetto agli avversari. Il mio obiettivo qua è creare pressione in un'altra lane mentre gli alleati pushano la mid, sperando che non muoiano. Da qua non possiamo prenderci praticamente nient'altro se non 7 che va fuori posizione, prendiamo una kill extra, ma è perché ho un cooldown molto basso della R e allo stesso tempo sta per spawnare il Baron, altrimenti non avrei mai ultato lì 7. Ma so che riavrò la ult in tempo per il Baron e allo stesso tempo abbiamo tolto 7 di mezzo per un altro po' di secondi, quindi non potrà mettere ward o controllo al Baron, essendo il loro support. A questo punto siamo al 18, sono morti due dei nostri alleati poco prima del Baron, che è abbastanza grave.
Essendo che Shen in questo caso si trova a bot, abbiamo approfittato della situazione per poter fare il Baron comunque in due, perché io sono a questo punto molto forte e Aphelios fa tanti danni agli obiettivi, quindi possiamo fare il Baron se tutto il team nemico si distrae dall'altro lato. In questo caso non possiamo perdere il Baron dopo, quindi ne approfittiamo e prendiamo il Baron per noi prima che lo potessero fare i nemici essendo morti i nostri alleati. A questo punto non ci resta che rigruppare e fightare. Il problema di questa partita è che ognuno startava i fight quando meglio gli credeva, aggradava. Qui non avrei mai dovuto inseguire Miss Fortune. La giocata corretta è rimanere col team. Ho dato molta fiducia a loro che vincessero quel fight, ma non ha senso. Sono uno dei più forti della mia squadra. Ho tante risorse su di me. E questa è una delle forze di Skarner più grandi. Il fatto che la gente sottovaluti quello che può fare Skarner. Pensa che avendo la QSS non posso fare combo su di lui, ma la realtà è che se iniziate di R si libera di QSS, ristordite due volte e l'avversario non si muove più. Soprattutto un carry che non ha tanti HP, nel momento in cui chiudete la vostra Trinity Force e avete raggiunto il massimo del CDR, potete tranquillamente fare questa combo se siete messi bene e il carry nemico mid di carry che sia non riuscirà a muoversi. Il motivo per cui tiro la E qua in questa direzione è per il semplice fatto che l'unico lato da cui sca può scappare veramente il nemico è a destra, se mi dovesse passare così. Qui c'è il mio cristallo, quindi io in realtà voglio che lui vada nel mio cristallo, perché morirebbe. E quindi tiro la E in predict di lui che schiva in quella direzione. Non avendo schivato in quella direzione, è praticamente già morto per me, perché questo è il mio cristallo e da lì non riuscirebbe mai a scappare in tempo. A questo punto c'è anche il drago antico che sta per spawnare, che segnerebbe la fine della partita. L'obiettivo qui è andare per il drago antico. Ricordiamoci però che sono a livello 18, quindi in generale non è facile al momento con gli item che ho fightarmi e tutto. E per me questo è un errore da parte di Xayah, perché ho la passiva del drago dell'aria, quindi sono super veloce a correre. Posso tankare tantissimo e in realtà loro mi fanno ben poco danno perché sono molto più alto di livello a loro. Quindi qua tranquillamente abbiamo fatto praticamente un 1v3. E a questo punto è praticamente finita la partita. Avremmo potuto fare il drago antico o più semplicemente chiudere la partita adesso col vantaggio numerico. Tenete a mente che varia da situazione a situazione le scelte che fate, ma in generale ragionare o avere una solidità nelle scelte in quello che si fa tende a farvi ripetere i game molto simili uno tra l'altro. Quindi se una strategia è funzionante, tenderà a funzionare più volte di fila. La cosa che vi consiglio è come oggetto chiave di seguire la guida e mantenere, vabbè, una build con Cinderulk, Trinity Force e il pezzo della Kindle Gem per cappare subito il CDR. Allo stesso tempo cercate, per esempio, in questa situazione dove il nostro team non faceva altro che combattere anche dove non è necessario, di limitare i fight a quelli più necessari e cercare sempre di startare il fight pensando, ok, chi del team nemico è la maggior minaccia? Se questo è un 5v5, se invece fosse un combattimento con un numero tipo 1, 2, 3 persone, prendere una persona, ucciderla in fretta prima che possa tirare tutto, ricordate che è comunque un vantaggio. Ultare Sett a metà partita o a fine partita, per quanto sia in score negativo e sia il support, può essere comunque qualcosa di fondamentale perché appunto nella loro comp Sett è l'engager e il tank, quindi togliere Sett subito senza che prema niente vuol dire che loro non possono più difendersi barra ingaggiare. Quindi vi lascia magari più spazio per mettere le ward, per startare un drago, per fare un baron, un herald, quello che sia. Ragazzi, spero che questo VOD review del replay con la spiegazione, più o meno quello che ho pensato durante la partita, vi possa essere di aiuto per capire sia come giocare il personaggio, sia magari alcune scelte, alcune cose che non avreste mai pensato possano esservi utili a scalare. Vi auguro in bocca al lupo in solo Q e ci vediamo al prossimo video o alla prossima guida. Ciao a tutti!